Cari amici tutti di Cuore Amico, benefattori, un saluto particolare da San Nicolás, da me, da Peppo che non è qua, e per dirvi che dall'anno scorso quest'anno qualcosa è cambiato nella missione. C'è un'area nuova, la scuola di Intaglio l'abbiamo momentaneamente sospesa, chiusa, era dall'88 che seguivamo questa attività. Però ci siamo resi conto che la casa si è riempita di vita, una vita nuova, con dei bambini delle varie comunità, dei vari villaggi che vengono dopo la scuola, arrivano l'una e mezza e hanno bisogno di un pasto, sempre c'è un pasto caldo per loro. Le loro mamme non sono a casa perché cercano lavoro. Andando a trovare questi bambini nelle loro case ci rendiamo conto che non hanno qualcuno, non ha casa proprio, delle case catapecchie come diciamo noi. È importante dare una casetta annuale a qualsiasi povero, che sia un vecchietto, una mamma sola, la famiglia di questi bambini, perché ci rendiamo conto che a 3.000 e più metri di altezza non si può vivere, umanamente dico, non si può vedere gente senza tetto, non hanno le pareti fatte di frasche, o non possiamo, ecco, permetterci questo lusso di guardare e dire oh che poverini, poverini, no, bisogna dire qualcosa in più e far qualcosa in più. Avendo in casa questi bambini ci rendiamo conto che sono quelli più emarginati, ecco, che hanno proprio bisogno di un kit scolare, cos'è, quaderni, biro, questo, ma perlomeno di 3 libri, almeno 3 diciamo noi, matematica, scienze e castellano, che sarebbe l'italiano nostro, perché non possono andare così e studiare senza niente. Quindi per aiutare questi bambini abbiamo chiesto, stiamo chiedendo proprio a Cuore Amico di darci una mano per raccogliere questi fondi. I bambini sono tantini, perché anche nei villaggi, anche se non arrivano tutti 60 da noi, però nei villaggi ne abbiamo, ecco, quindi abbiamo proprio da chiedervi questo e buon Natale. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.